Al momento gli stereotipi di genere più diffusi sono esattamente quelli che ci accompagnano da secoli. Non è cambiato assolutamente nulla. Diciamo, nell'immaginario stereotipico, ancora oggi maggiormente praticato a livello patriarcale, una donna per essere considerata accettabile dal punto di vista culturale deve essere una donna che ha nella maternità la sua unica ambizione, che non è interessata al lavoro o ad affermarsi dal punto di vista professionale, che è in qualche modo principalmente votata a sacrificare la propria vita per quella degli altri, in particolare per altri, diciamo, soggetti familiari, in particolare marito e figli, marito e figli, nel senso in quest'ordine, che ancora oggi comunque deve essere lontana da temi impegnativi dal punto di vista. Allontanate questa donna dalla sala. Questo atteggiamento passivo-aggressivo bisognerebbe lavorarci sopra, Pro eh? prossima settimana, No? come usare la tecnologia in Esatto, io farei un pubblico? bel evento anche su quegli aspetti lì. No, a parte tutto, insomma, è ancora una donna fortemente passiva, fortemente legata chiaramente al perimetro familiare, fortemente controllabile e fortemente orientata a sacrificare la propria vita al servizio di quella di qualcun altro, principalmente di sesso maschile. Quindi ancora oggi questo è lo stereotipo di genere più diffuso. Considerate che non vi sto dicendo dati di qualche anno fa, perché l'ultimissima ricerca Istat che indaga gli stereotipi di genere e il loro ruolo nella violenza di genere è di dicembre 2023, 2 mesi fa. La potete tranquillamente scaricare, è liberamente scaricabile online, quindi potete verificare tranquillamente le informazioni anche in maniera più ampia rispetto a quello che potrò raccontarvi stasera, perché i dati chiaramente esplorano tutta una serie di ambiti, quelli legati agli stereotipi di genere più diffusi fondamentalmente. Per darvi un dato, a mio modo di vedere, particolarmente inquietante, ma ce ne sarebbero molti altri, che potrei tranquillamente portarvi questa sera, il 38% delle ragazze tra i 16 e i 29 anni, 16-29, quindi giovanissime donne, Under 30. esatto, ritiene non solo accettabile che il proprio compagno, il proprio fidanzatino, fidanzato, chieda di poter avere accesso ha le password dei propri social media e del cellulare. Ma addirittura, che è già qualcosa di aberrante, perché l'idea che comunque nella vita di relazione di queste donne, ancora oggi, perché di questo parliamo, sono donne, ok? Giovani quanto volete, ma donne, ancora oggi assistiamo a richieste di questo tipo. Guardate che controllare il cellulare di qualcuno, questo oggettino qui. È sempre sul tema della tecnologia della prossima. Ma questo oggetto non è più un telefono, l'ultima cosa che facciamo qua è telefonare. Qui ci sono i nostri segreti, le nostre emozioni, le nostre relazioni, gli aspetti anche più, se vogliamo, più difficili, anche più scomodi della nostra personalità, i nostri segreti. Ci sono tutta una serie di informazioni che, insomma, difficilmente possiamo decidere di concedere a qualcun altro. È una protesi della nostra mente, come se noi cedessimo idealmente il controllo di quello che succede nella nostra mente, che questa ne è una rappresentazione estremamente fedele, nel bene e nel male, negli aspetti più favorevoli e negli aspetti più inconfessabili. Quindi, ma l'aspetto ancora più inquietante per certi versi non è tanto e solo che appunto questa percentuale altissima riceve questo tipo di richiesta. L'elemento che a me ha inquietato maggiormente è la valutazione che queste ragazze fanno della richiesta che ricevono, perché in una condizione ideale tu mi fai una richiesta, tu fidanzato, partner, marito, quello che è, mi fai una richiesta del genere, io ti mando a quel paese e fin qui, no, tutto sommato, ce la possiamo ancora gestire. No, queste ragazze, quindi questa percentuale, sono più o meno una su tre, ritiene che sia un segnale di interesse, quindi aderisce alla richiesta. Perché la ritiene non solo legittima, ma addirittura favorevole. Un segnale che lui ci tiene a me. Perché se non mi controlla, alla fine vuol dire che non ci tiene. Guardate che io ero a una scuola di Roma, 600 ragazzi non più tardi di 3 giorni fa, e una ragazzina si alza in piedi dopo diciamo, un discorso ampio sulla manipolazione affettiva e mi dice, scusa. Puoi spiegare alle mie amiche che essere controllate non vuol dire essere amate? 16 anni, eh? Qualcuno ancora c'è, evidentemente, che no, riesce a estrarsi da questo tipo di condizione. Ma quelle 38% che ritengono
non solo accettabile, ma addirittura un segnale di interesse. L'essere controllate praticamente a vista, geolocalizzate, ancora, cioè, un altro po' veramente, quante volte vai al bagno da parte del compagno come segnale di interesse. Oggi, non 50 anni fa. Io non so quanti di voi hanno visto il film della Cortellesi. Alzate la manina? Una buona percentuale. Bene, qualcuno di voi è convinto che sta roba sia passata? Sapete chi è convinto che il patriarcato sia finito? Chi è assolutamente certo che sono tutte stronzate quelle che vi sto dicendo? Chi fa parte del patriarcato fino alle unghie dei piedi, fondamentalmente. Ed è talmente immerso in questo tipo di condizione che la ritiene non solo normale, ma invisibile. Non la vede. Ma è così, siamo ancora lì. E siamo ancora lì, purtroppo, tragicamente, la violenza nei confronti delle donne è uno degli indicatori, purtroppo, più affidabili che siamo ancora lì. Perché comunque sia, il tasso di femminicidi non è di per sé così tanto in crescita. Il problema non è che sia in crescita, perché più o meno i numeri sono quelli. Il problema è che sono quelli da 30 anni. E non credo che sia proprio da esserci ottimisti su questo aspetto qua, insomma, no? Quindi se il dato è quello, da 30 anni, nella sua forma più estrema, ossia quella del femminicidio, immaginatevi tutto quello che succede prima di arrivare, chiaramente, a questo tipo di condizione. Oggi ancora il dato è che soltanto 2 donne su 10 che ricevono maltrattamenti denuncino, quindi arrivano all'attenzione dell'autorità giudiziaria, quelle altre 8 donne le abbiamo perse, quelle 8 donne sono madri, tutta quella marea incredibile di figli che assiste quotidianamente, respira e metabolizza quel tipo di condizione, immaginatevi che tipo di vita adulta avrà, che tipo di qualità di relazioni sarà in grado di mantenere. La violenza assistita è uno dei temi che, insomma, stasera ci tenevi che trattassimo. La violenza assistita è un addestramento morale, psicologico e culturale alla violenza. Fare del male a una donna, umiliarla, vessarla, picchiarla, violentarla, il tutto davanti ai propri figli e fare in modo che questa condizione si procrastini per mesi, anni, vuol dire formare le prossime generazioni, i prossimi carnefici, le prossime vittime. Questo è. Né più né meno. Quindi è inutile che continuiamo a farci tanti bei discorsi dicendo no, devo salvare la famiglia a ogni costo. Voi non state salvando proprio un bel niente. Quella non è più una famiglia. Nel momento in cui c'è stata la prima violazione, quella ha smesso di essere una famiglia. Finitevela di raccontarvi cazzate. È vero, è vero. Che cosa dovete salvare? Che cosa pensate di salvare? Che cosa pensate di salvare? Chi pensate di salvare? Mantenendo quel tipo di condizione. Che tipo di messaggio state dando a chi vi sta osservando da dentro casa vostra, insieme a voi? Da quelli che avete messo al mondo voi, all'interno di questo tipo di condizione? Che tipo di messaggio pensate di dare? Qual è il messaggio che arriva? Ve lo dico io. Basta comunque sia che quella famiglia rimanga, puoi accettare qualunque violazione, qualunque violenza, qualunque umiliazione, qualunque sopruso. E questo è il futuro che volete per i vostri figli? Ecco, e allora fate le vostre scelte. Però devo dirti una cosa, che spesso sono proprio le donne che sono sessiste, maschiliste, perché io sento sempre dire, beh, in fondo se l'è cercata, e lo sento dire dalle donne più che dagli uomini. Questo è un altro stereotipo di genere tragicamente diffusissimo, ossia lo stereotipo secondo il quale a una brava ragazza non succede nulla di male. Se tu stai a casa vestita in maniera morigerata, non bevi, non ti droghi, non ti fai tatuaggi e vivi in maniera assolutamente monacale, è chiaro che a te non può succedere nulla di male. Altra grandissima cazzata. La maggior parte delle donne violentate non sono donne che vengono violentate perché chissà quale stile di vita abbiano adottato in maniera spregiudicata. La maggior parte vengono violentate in casa propria, in pigiama, dai loro compagni. Struccate, totalmente sfatte e devastate. Il sesso non è qualcosa che ha a che fare con l'attrazione del maschio che vede una femmina vestita in maniera succinta e allora in automatico si sente autorizzata ad abusarne. Perché qualcuno è ancora così, eh? Caspita, guarda come va vestita. Caspita, guarda dove va, guarda quanto beve, si droga, è normale, no? Cosa sta dicendo? Che è lì disponibile per chiunque in quel momento abbia un appetito inarrestabile.
No, signori, lo stupratore resta stupratore a prescindere. Sempre e comunque lo stupratore resta chi stupra, non chi si mette in condizioni magari alterate, certamente discutibili, ma non, comunque non ha nessuna responsabilità. Però attenzione, perché la stragrande maggioranza delle vittime di violenza è vittima di violenza anche sessuale, è vittima di violenza all'interno delle mura domestiche. Non è andata a delle feste, non è andata succinta, non è andata truccatissima, non è andata in qualche modo in circostanze assolutamente magari anche discutibili, ripeto, posto che, ripetete insieme a me, responsabile di uno stupro è lo stupratore, bravissimi. Una donna in condizioni alterate, ripeto, non vi sto dicendo che sia un comportamento in qualche modo, no, favorevole o insomma, da promuovere, non sto dicendo questo, ma una donna in condizioni alterate è una vittima ancor più. Per certi versi, una persona che si approfitta di un'altra persona di sesso femminile in condizioni alterate non è soltanto uno stupratore, è anche un grandissimo vigliacco, ma resta stupratore e per la legge, per fortuna, non c'è nessun tipo di differenza. Quindi ancora oggi però uno degli stereotipi di genere più praticati qual è? È che alle brave bambine, alle brave donne, non succedono queste cose. Quindi se ti succede una cosa del genere, in automatico un po' te la devi essere cercata. Il 40% delle donne intervistate ritiene che una donna sia ampiamente in grado di rifiutarsi da un rapporto sessuale se davvero ne ha intenzione. Questo vuol dire che la maggior parte, insomma la buona parte, non dico la maggior parte, ma quasi la metà delle donne intervistate ritiene che chi è vittima di violenza se la sia cercata. E guardate che non è così difficile renderci conto che non è una percentuale così lontana dalla realtà. Vi capita in circostanze assolutamente banali, al bar con gli amici, in ufficio, in situazioni conviviali, di fare discorsi di questo tipo e accompagnare subito dopo la frase: hai visto cosa è successo a quella ragazza? Con la considerazione: è però. Ecco, ogni volta che dite quel è però, siete dentro il patriarcato anche voi. Ogni volta che pronunciate quella frase: è però, siete esattamente purtroppo come i peggiori, diciamo, soggetti che in quel patriarcato si riconoscono. E tutte le volte che recitate quella frase: è però, siete anche un bel po' stronzi. Ok? È bene che ne siate consapevoli, perché quel è però un bel giorno potrebbe riguardare voi. E vi assicuro che questo può succedere anche quando non c'è nessun tipo di possibilità che ve la siate anche minimamente cercata, posto che nessuna vittima se la cerca. Posto che nessuna vittima, mettetevelo bene in testa, se la cerca. Nessuna. Quella più matta, quella più squilibrata, quella più ubriaca, quella più drogata. Nessuna vittima se la cerca. Mettetevelo bene in testa, proprio disegnatevelo a fuoco nella mente. Nessuna vittima se la cerca, nessuno stupratore può avvantaggiarsi da questo tipo di considerazione. Chiunque segue questa linea di pensiero dovrebbe chiedere aiuto perché ha un serio problema. Dottoressa, come mai questa cosa succede? È un discorso culturale di mancata educazione, Ma non è soltanto un problema di mancata educazione, diciamo che nella gran parte delle famiglie italiane non è che assistiamo proprio a tutta questa rivoluzione educativa, ecco, mettiamocela un po' in testa questa cosa, no? Ci sono uomini che scoprono di avere il pollice opponibile solo quando gli regalano la PlayStation. Fino a quel giorno non sanno che possono raccogliere oggetti, sollevarli, spostarli, riempire lavastoviglie, svuotare le lavatrici, riempire. No, 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 quel pollice opponibile è una roba che dici, mo, chissà perché me l'hanno fatta a me sto pezzo, boh, chissà cosa serve. No? Poi un bel giorno arriva la PlayStation e dice: oh, guarda, caspita, mi serve il pollice, ce l'ho, bene, posso giocare. È un po' così. Ancora oggi assistiamo a delle differenze sostanziali nello stile educativo tra maschio e femmina all'interno della famiglia. Quante volte sentiamo dire dai fratelli nei confronti delle sorelle: tu sei una femmina e quindi queste cose le devi fare tu? Quante volte sentiamo dire dai mariti, quelli più illuminati: eh no, dottoressa, no. Io aiuto mia moglie. Scusate, fammi capire. Io aiuto mia moglie vuol dire che sta roba spetterebbe a lei, ma siccome io sono una creatura meravigliosa e particolarmente disponibile, collaboro come atto di superiorità morale e diciamo in qualche modo cioè, personale nei confronti di mia moglie. Vedi? Ti sto aiutando. No, non funziona così. Ci vivi in quella casa?
Ti fa piacere stare in un ambiente pulito, ordinato, profumato e quant'altro? Bene, ce l'hai il pollice opponibile? Bene, fai da te la considerazione finale. Partecipi esattamente tanto quanto partecipa l'altro, ok? Oggi non è così. Se domani, malauguratamente, il genitore di qualcuno di voi si dovesse ammalare, anche i vostri suoceri, chi pensate che prenda la 104 se entrambi lavorano? Eh? Chi la prende la 104? Il cane? Non credo, insomma, no? Quindi la donna, ma non ci sarebbe neanche da discutere, e molte donne questo tipo di scelta la fanno in automatico. Io faccio molta formazione in aziende molto importanti sulla prevenzione delle molestie sul luogo di lavoro, ok? E quando finiamo la parte di sensibilizzazione sugli stereotipi, salta puntualmente fuori il responsabile di risorse umane di turno che dice: ora capisco perché la maggior parte, la stragrande maggioranza delle 104 richiedono le donne. E quando proponiamo degli avanzamenti di carriera più impegnativi dal punto di vista temporale, insomma, quindi dell'attività poi da svolgere, quindi maggior impegno fuori da casa, se la proponiamo a una donna, se questa ha famiglia, tipicamente rifiuta. Non perché abbia qualità o propensioni diverse o inferiori rispetto ai colleghi maschi, ma perché ha la famiglia. E la famiglia è un carico che ancora oggi è praticamente tutto, o quasi, salvo rarissime eccezioni, che sono talmente rare che non ha quasi senso parlarne, a carico delle spalle femminili. E moltissime donne, probabilmente anche la maggior parte di quelle presenti stasera, se non si occupano di tutto loro, si sentono un po' meno adeguate, si sentono quella punta d'angoscia che dice: aspetta, questa cosa la devo fare io. La finite, ragazze, la finite di alimentare questa badante interiore terrificante. Ve l'hanno inoculata quando ancora non potevate difendervi, ma adesso è giunto il momento di assassinarla. Parlo di quella interiore, non di quelle altre, insomma, per amor di Dio. Quella non c'è bisogno neanche di cancellare tracce o di rimuovere il salme, ma quella parte lì di voi che vi porta a pensarvi inadeguato ogni qualvolta pensate un pochino di più a voi stesse e pensate che sia giusto che gli altri facciano la loro parte, sappiate che questa cosa la potete fare, siete autorizzate. Nessuno ha scritto che dovete essere le schiave di nessuno, nessuno vi impone di dover necessariamente pensare che la vostra vita abbia senso solo se è al servizio di qualcun altro. L'unica persona di cui dovete effettivamente occuparvi e a cui dovete rispondere tutti i giorni della vostra vita e rispettare tutti i giorni della vostra vita ce l'avete davanti quando vi lavate i denti davanti allo specchio la mattina, la sera e a pranzo. Stop. Tutto il resto non è importante quanto lo siete voi. Imparate ad amare voi stessi, molti ci hanno insegnato a dire mamma o no mamma, mamma o no mamma, e da questo deriverà il futuro della mia esistenza. Un cavolo, stasera ho promesso di dirlo parolacce, ma non so se ci riuscirò, ok? Le contiamo, hanno detto che dobbiamo Oh, contarle. non so se ci riuscirò, no? Perché insomma io e Mara Maionchi ce la giochiamo, io vorrei anche vincerla questa partita, ok? Ma guardate che dovete imparare a fare un'altra roba che si chiama mamo o no mamo. Perché se vi amate, vi assicuro che tutta la vostra vita migliorerà. Non ci sarà neanche bisogno di fare grandi discorsi. Se continuate a pensare che la vostra vita ruoti intorno a quella di qualcun altro, figli, marito, moglie, compagnia cantando, senza nulla togliere al rispetto nelle relazioni, ma se non mettete voi al centro e la vostra dignità e rispetto per voi stessi, difficilmente potrete avere una vita degna di essere vissuta. Mettetevelo bene in testa. Però c'è un dato ancora che è un inno alla cultura sessista, che è la musica trap. Io oggi ho chiesto a Però mio volevo figlio. raccontarti un'altra cosa prima, poi passiamo al trap, perché Sì. lì poi, cioè, figurati. Per dirvi quanto ancora il sessismo impera, quello patriarcale, insomma. E alcuni malaugurati, insomma, in qualche modo soggetti, si avventurano su strade abbastanza scivolose, anche in situazioni che tu dici, cioè, devi avere una quota di autolesionismo veramente importante per poter arrivare a tanto. Ero a novembre scorso a una conferenza, come qui stasera, eravamo io e un giornalista, insomma, sui 65 anni più o meno, un po', diciamo, vetropatriarcato di quelli irrimediabili, insomma, irriducibili. Ho guadagnato punti intanto con l'acqua, vero? Questo signore era chiaramente e visibilmente infastidito dalla mia presenza, il che normalmente, diciamo, a me aumenta l'autostima, ma sì, perché tutte le volte che percepisco che ancora neanche mi hai neanche visto e già ti do fastidio, io trovo un senso nella mia esistenza. Ma personalmente, no?
Sto signore però era proprio tanto infastidito, era una roba proprio che si vedeva che proprio trasudava cellule di patriarcato residue, no? Allora che cosa fa? Non può far altro di fare quello che l'hanno chiamato a fare, no? Quindi mi presenta. E poi deve passarmi la parola, momento tragicissimo, perché puoi immaginare, c'è una roba proprio terribile per lui, che chiaramente si beava di tutta quella platea, no? Magari si era anche autoconvinto che fossero lì per lui, peccato che si sbagliava. Ma a un certo punto si gira verso di me e fa: Roberta Bruzzone, signora o signorina? Io, guardate, vi giuro che ogni volta parto con l'idea di essere buona, veramente, perché ancora qualche retaggio ce l'ho, ancora qualcosina che mi dà fastidio, cioè, però poi senti montare i cavalieri dell'Apocalisse alle spalle che dici, e che gli dicono: fermati, no, non dovevi farlo. E io, in maniera molto tranquilla e altrettanto serena, mi giro e gli dico: che cosa, secondo voi? Che Le peggio cosa? No, cose. no, che cosa gli dico? Signore o signorino, non lo so. Il titolo, dottoressa? Mi conoscete poco. No, eh? Dai, un'occasione del genere, secondo voi la sprecavo? Dai, su, impossibile. Scusi, ma lei con chi scopo io? Che cosa gliene frega? Segno, eh? Segno la parola. Dobbiamo tenere il conto Guardate che stasera. io quella sera, no, questo per dirvi che è ora di finirla anche di abbozzare. Signora o signorina? A nessuno di a lui, signore o signorino, nessuno si sognerebbe di chiederlo. No. Signora o signorina, è un mondo. Appartiene a qualche altro maschio oppure no? Perché questo è, signora o signorina. Dirlo a me è chiaramente un modo per dire: sì, stai qua, ti hanno invitato, te pagano, bla 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 bla, ma in realtà sei semplicemente una donna, quindi una creatura inferiore, non una dottoressa, cioè una che addirittura potrebbe essere qui perché sa di cosa parla, Dio non voglia. No? Quindi, signore o signorina, era un suo modo per abbassare l'angoscia che gli derivava da stare su quel palco con me, cosa che lo infastidiva profondamente. Ora, io non so quale debito morale avesse nei confronti dell'organizzazione per stare lì, perché evidentemente, forse, insomma, avrebbe preferito stare all'ospedale con una gamba rotta, evidentemente, ma moralmente è uscito molto più distrutto, perché non ha più detto una parola. Ah, ecco. Non ha più detto una parola e credo che quella domanda non la farà mai più Meno a male. nessuno. Quindi abbiamo educato un soggetto patriarcale che queste cose non succedono più. Purtroppo noi siamo abituati ad abbozzare un po' troppo facilmente, caro signore. Tutte le volte che il collega si avvicina alla macchinetta del caffè in ufficio e ci fa la battutina sulla nostra scollatura pensando di essere un grande seduttore, e invece è un povero minchio tauro. Ok? E Aggiungo bisognerebbe tre. dirglielo, tre. No, ma quello lì è un termine tecnico. Ah, vale come. Ah, Minchio tauro è un termine tecnico. cancello. E bisognerebbe dirglielo, guarda Ciccio, che non te la darei neanche con quella di un'altra, cioè stai sereno, stai proprio sereno, perché lo aiutiamo a comprendere che sta roba non va bene, che è roba tossica, che non si fa più, che siamo oltre, che non è che siccome un maschio può fare quello che vuole, perché tanto dall'altra parte troverà qualcuna che anche se non riderebbe neanche sotto tortura, abbozzerà un mezzo sorriso. Basta. Il patriarcato è questa roba qui, è quella quotidianità subdola, strisciante, fastidiosa, quello stai zitta, cosa vuoi saperne tu che sei una donna? Tu le donne non capiscono niente di politica, le donne non devono occuparsi di materie scientifiche, è sta roba qui che bisogna cominciare effettivamente a combattere. Molto spesso mi chiedono: ma tu come hai fatto ad affermarti in un mondo maschile? Rispondo seriamente. Come tutte le specie superiori, quando arrivano e si affacciano, dominano poi la platea. Insomma, è normale. L'evoluzione della specie migliora e quindi il resto poi chiaramente si perde, no? Quindi pensate anche un po' a questo, cioè andiamo oltre. Proponiamoci noi in maniera diversa. Se qualcuno ancora non l'ha capito, il mondo è cambiato, ok? Possiamo anche decidere di non essere madri, per esempio. Oh, mamma mia, cosa ho detto stasera? Quella è una roba gravissima. Ah sì? Sì? Ad Beh, una donna che dice ad altre donne: altre donne, signore, esatto. potete tranquillamente essere felici, serene, complete, anche senza essere madri. Vi assicuro che funziona così. È un problema molto serio, direte voi. Ecco, inneggia l'estinzione della nostra specie. Beh, Siamo 8 tanto ci miliardi. siamo arrivati vicini lo stesso, perché come abbiamo conciato sto pianeta, non credo che avremo tutta sta meraviglia davanti per moltissimi anni. Ma al di là di tutto,
Voi siete donne e in quanto tali avete piena dignità di esistere, di considerare voi stesse al massimo di quanto potete. Non dovete essere in funzione di qualcuno, vivere in funzione di qualcun altro o mettere al mondo qualcun altro per dare senso alla vostra esistenza. Siete qui e ci siete per essere felici, per essere soddisfatte, per guardarvi allo specchio e vedere qualcuno che vi piace. Né più né meno di questo. Levatevi dalla testa che esista qualcosa di più importante della considerazione che voi dedicate a voi stesse. Non è un inno all'egoismo, è un inno all'autonomia, alla autoconsapevolezza, all'autostima. Questo vi renderà donne migliori e semmai anche madri migliori, anche mogli migliori, però a confronto con uomini, in rapporto con uomini che siano in grado di darvi la considerazione che meritate. Né più né meno di quella. Ed è giunto il momento di pretenderla, perché in questa fase di, diciamo, di questa battaglia difficilmente ci verrà concessa senza in qualche modo combattere. Grazie, grazie. Perché è una battaglia, ragazzi, è una battaglia. Io spero che gli uomini si alleino, ma la maggior parte non lo farà perché ha troppi vantaggi dal non farlo, c'è poco da fare, ancora è così. Vantaggi ci sono. Essere maschi non è facile, eh? Ci sono tutta una serie di, anche lì, di stereotipi di genere, belli, belli impegnativi, dovete essere forti, sempre decisi, sempre risolutivi, sempre in grado di risolvere le situazioni, in qualunque situazione, mai cedimenti, mai in qualche modo, mai lasciarvi andare, quindi è una vita anche abbastanza, no, complessa sotto questo filo. Se poco a poco siete un pelo diversi dagli altri o avete maggiore sensibilità, Dio non voglia, perché immediatamente venite catalogati in maniera negativa, malevola, presi in giro, bullizzati, stalkerizzati, perseguitati, uccisi. Quindi non è facile neanche per voi, per amor di Dio. Ma quelli che sono legati al patriarcato hanno un sacco di vantaggi che è difficile che riescano a mollare in maniera consapevole. Quindi glieli dobbiamo togliere noi. Piano piano, tutti i giorni, un pezzettino. Non se ne accorgono, li depezziamo e non se ne accorgono, un pezzettino alla volta, piano piano, ok? Subdolamente, in maniera veramente silente, ma dobbiamo levare un pezzo al giorno. E tutte le volte che accettate di essere in qualche modo sminuite, svilite, trattate in maniera diversa, discriminate perché siete donne, state perdendo una battaglia non solo con voi stesse, ma purtroppo una battaglia con tutti, che tutte noi dovremmo combattere insieme, senza se, senza ma. Ci hanno detto che siamo poco collaborative, che non facciamo squadra, che non siamo solidali, e te credo, ci hanno portato a credere che l'unico modo per esistere sia avere un uomo vicino, quindi le altre sono tutte competitor, per ottenere quella creatura meravigliosa che dobbiamo a tutti i costi accalappiare, possibilmente in un'epoca in cui siamo ancora belle, giovani e fresche, perché poi dopo diventa tutto molto più difficile. Io non vedo l'ora di invecchiare un po' di più, io veramente non vedo l'ora di fare proprio la vecchia stronza per definizione, che dici basta, questa proprio lo è fino in fondo, non segniamo. Segno. Stronza è un termine tecnico, dai, 4. Cioè, non è una parolaccia, ok? Perché? Perché siamo ancora lì, davvero siete convinte che senza avere un uomo vicino non valete niente? Eppure questo ci dicono un sacco di situazioni, donne che si lasciano controllare docilmente, che seguono come pollicino tutte le briciole delle umiliazioni, delle vessazioni, delle offese, delle svalutazioni, no, le seguono fino ad arrivare alla dipendenza affettiva, che è un inferno vero e proprio, fino a considerare se stesse meno di uno straccio da buttare. Siete proprio convinte che sia questa l'unica alternativa? Ecco, bene. Allora ripetetevelo però, perché non è un no così convinto, eh. Siete convinte che sia questa l'unica possibilità? E allora ditelo, intanto a voi stesse. Intanto a voi stesse. Chiunque limiti la vostra possibilità di decidere del vostro futuro vi sta danneggiando. Chiunque limita la vostra prospettiva, i vostri progetti, i vostri desideri, i vostri bisogni vi sta danneggiando. Chiunque spaccia questa limitazione, questo controllo, questo assedio nelle vostre vite per amore vi sta danneggiando. Poi arriva qualcuno che vi dice, ragazze, potete scegliere di fare qualcos'altro, potete anche scegliere di vivere la vostra vita in assoluta autonomia, potete scegliere di fare quello che vi pare, potete scegliere di andare dove vi pare, con chi vi pare, senza minimamente rispondere a nessun altro se non alla persona che guardate allo specchio tutte le mattine. Vi spaventa così tanto questa prospettiva? E allora cercate di seguirla, ci sono un sacco di ragazze giovani qui, ragazze. Ho sentito qualche mese fa qualcuno dire, ah, la maternità deve tornare cool,
tra le ragazze di 18 anni. Guardate, a me della politica non me ne frega assolutamente niente. Non sono collocabile né a destra, né a sinistra, né a centro, né a centro-nord, né a centro-sud, non me ne frega niente. Valuto le proposte e le idee in base a quello che sono, buone o cattive, a mio modo di vedere, ok? Quello che dovete trovare cool in questa fase della vita, a mio modo di vedere, è diventare autonome, individuare chi siete veramente, comprendere i vostri bisogni, pretendere che vengano riconosciuti e rispettati, costruire la vostra autonomia, la vostra professione, il vostro futuro basato esclusivamente sulle vostre capacità. Io mi auguro che sia cool questo. Peraltro, se proprio deve essere cool per le ragazze di 18 anni diventare madri, non capisco perché altrettanto non debba essere per i ragazzi di 18 anni. Perché i maschietti non serve che diventino padri? Non lo devono fare i padri? Basta semplicemente una parte, diciamo, di inseminazione biologica per essere un padre? Questo che stiamo continuando a pensare, che tanto comunque alla fine sono tutti casi delle madri? Pensiamo questo davvero? Che alla fine crescere un figlio sia ancora una questione che riguarda solo le donne? Perché di questo parliamo. Perché deve essere cool per le ragazze di 18 anni e non per i ragazzi di 18 anni? Siamo ancora lì? È ancora questa la differenza tra una donna realizzata e una donna no? Sapete quante di voi hanno fatto o faranno figli con dei soggetti veramente allucinanti? Regalando a questo pianeta degli emeriti idioti? Pensiamoci un po' prima di riprodurci. Che dite? Un pelo più di selezione riusciamo a farla se proprio dobbiamo andare in quella direzione? Altro che culla a 18 anni. 18 anni non sai neanche di stare al mondo. Ci manca solo che puoi pensare di diventare genitore. Non sai neanche chi sei, che cosa vuoi, dove stai andando e dovresti diventare il genitore di qualcun altro, insegnare al mondo, a stare al mondo a qualcun altro. Ma ci rendiamo della follia, ci rendiamo conto della follia che sta dietro certe affermazioni? Cool la maternità a 18 anni. Ragazze, voi avete in mano la scelta del vostro futuro, voi avete in mano il timone della nave che state conducendo. Che il mare sia calmo o in tempesta, dovete essere in grado di affrontarlo ugualmente. E vi assicuro che lo dico, non sono certo la prima che l'ha detto, che un mare calmo difficilmente fa buoni marinai. Quindi le difficoltà dovete imparare ad affrontarle perché quelle fanno parte della vita, ma fanno parte della vita di tutti. E vi assicuro che potete affrontarle anche da sole, eh? Non c'è bisogno che ci sia qualcuno che vi prende per mano e vi accompagna. Prendete per mano voi stesse e vi renderete conto che avete vicino l'alleato migliore. Non serve nessun altro. Poi se trovate qualcuno, strada facendo, che è in grado di stare al vostro passo, che non vi, in qualche modo non vi limita, non vi costringe a diventare qualcosa che non siete, non vi costringe a fare scelte che non sono le vostre, ben venga questa persona che farà il cammino con voi, ma vi sosterrete a vicenda, 50-50. Ci hanno detto che siamo la mezza mela di qualcuno. Qualcuno ci crede davvero che ha bisogno di trovarsi l'altra metà? Chi è che crede ancora che siamo la mezza mela di qualcuno in mezzo a qua? Chi è che c'è ancora in testa? Ho trovato l'anima gemella. Chi è che ce l'ha ancora quest'idea vagamente romantica e favolistica? Siamo una fottutissima mela intera. Mettetevelo bene in testa. Non ci serve avere la metà di nessun altro. Siamo in grado di essere una mela completa e siamo perfettamente in grado di muoverci nel mondo in maniera autonoma. Soprattutto in quanto donne, dobbiamo convincerci di questo perché fanno di tutto per farci credere il contrario. Ci hanno provato con tutti, Da quando siamo nate. Ci hanno provato con i giocattoli. Ci hanno provato con la scuola. Ci hanno provato col lavoro. Ci hanno provato con la famiglia. Ci hanno provato in tutti i modi a farci credere che noi, senza un maschio vicino, non possiamo fare niente. Sappiate che sono tutte cazzate. E ora ne avete un'idea molto più chiara. Più due, più due. Tornando un attimo sull'argomento, quello proprio del caso limite della violenza, parlavamo prima, abbiamo accennato il discorso del maltrattante. È difficile capire e farne un profilo, sono tutti diversi, sono tutti Ma simili, sono. è un profilo molto molto ampio perché la maggior parte dei maltrattanti non ha una storia psichiatrica alle spalle, quindi non possiamo utilizzare la patologia psichiatrica per giustificarli. Spesso e volentieri sentiamo da molte vittime di violenza la frase ma lo fa solo quando beve, ma lo fa solo quando si fa di cocaina,
ma lo fa perché ha avuto un'infanzia difficile, lo fa perché ha avuto delle esperienze negative in passato, e bla bla bla. Un maltrattante è principalmente un soggetto che ha sete di potere, tipicamente un soggetto che ha delle caratteristiche narcisistiche, quindi è un soggetto che nell'altro ha bisogno di vedere quell'immagine potente di sé che Narciso in qualche modo ricercava nel fiume mentre si specchiava, e quell'immagine la deve vedere nell'altro che sceglie, cioè la partner, e quella partner deve necessariamente restituirgli quell'idea potente di sé. Come lo fa? Ovviamente riducendo a brandelli la partner, quindi più quel potere ha bisogno in qualche modo di vederlo e riconoscerlo in se stesso, perché ovviamente è un io fragile quello di un maltrattante, un io profondamente immaturo, patologico, distorto. Quindi per riuscire ad avere potere e ripararmi dalla consapevolezza di avere quel tipo di condizione, che cosa devo fare? Prendere una persona, ridurla a brandelli, psicologicamente, fisicamente, chi più ne ha più ne metta, e rispecchiare in quella condizione. In modo tale da nutrire questa immagine di me totalmente falsata di persona di potere. Quindi, cioè, è un po' difficile Per sembrare di modificare. più, quindi, Il per problema qual sembrare. è? Che questo tipo di condizione caratterizza un funzionamento, quello che noi in psicologia chiamiamo funzionamento personologico, che è qualcosa di, per certi versi, anche più pericoloso di una patologia, perché la patologia, bene o male, non tutte, per carità, però diciamo la maggior parte, se c'è un minimo di terapia, se c'è un percorso, se c'è il farmaco, qualcosina riusciamo a ottenere di miglioramento. Ma quando c'è un funzionamento psicologico alterato e distorto, un disturbo della personalità vero e proprio, lì non ci stanno pillole che tengano. È un soggetto che ha sviluppato quel tipo di meccanismi adattativi, difficilissimi da modificare. Io al momento casi che potrei portare alla vostra attenzione di cambiamenti radicali di soggetti con queste caratteristiche, francamente non l'ho visto neanche mezzo. Se qualcuno ha avuto, diciamo, dei miglioramenti trasformativi, è perché evidentemente la situazione non era poi così grave, quindi sono bastati alcuni correttivi per magari tamponare gli aspetti più severi della problematica. Ma Certo. tipicamente un maltrattante è seriale. La maggior parte dei maltrattanti ha una storia di maltrattamento anche delle partner precedenti rispetto a quella che magari di cui ci stiamo occupando in quel momento, e verosimilmente continuerà a maltrattare le partner successive una volta terminata quella relazione. Perché è uno schema, ed è uno schema di comportamento che attinge a valori socioculturali che sono quelli che ci siamo appena detti. Se un maltrattante è fermamente convinto che una donna è a suo servizio, appartiene a lui, punto e basta, è sua proprietà, la può controllare come meglio crede, appartiene a lui in tutto e per tutto, non ha neanche il diritto di sottrarsi alle richieste di natura sessuale. Era un processo qualche mese fa, questo signore, 35 anni, ha processo per maltrattamenti in famiglia, violenza assistita e abuso sessuale reiterato. Durante l'esame della persona offesa, a un certo punto la persona offesa racconta tutta una serie di episodi di maltrattamenti, e lì lui, diciamo, sta ad ascoltare impassibile. A un certo punto la persona offesa, la moglie, giovanissima anche lei, comincia a raccontare di tutta una serie invece di abusi sessuali veri e propri. A quel punto lui si alza inferocito davanti al giudice e quant'altro: signor giudice, ma quali abusi sessuali? Quella è mia moglie! Cioè, il Certo. concetto qual è? Ora, maltrattamento possiamo anche discuterne, ma l'abuso sessuale non esiste, quella è mia. 35 anni, ragazzi, 35 anni, più giovane della maggior parte di noi, si siede lì e ti dice che maltrattamento, vabbè, ma l'abuso sessuale no, perché quella è mia moglie, quindi è una mia proprietà e la uso come, quando mi pare a me. E non è un elemento, dici, peculiare, no? Un imputato particolare bizzarro. No, perché se tu vai a vedere il numero di denunce che riguardano questi fatti degli ultimi 10 anni, ti accorgi che quelle nella fascia d'età tra i 18 e i 35 anni sono quelle dove, diciamo, il maltrattante a quell'età, sono quelle in maggior numero di aumento. Quindi evidentemente è una problematica che non solo non ha minimamente risentito dei passaggi generazionali, ma addirittura è peggiorata nelle ultime generazioni. E qui veniamo al discorso della trap e compagnia Esatto, cantando, sì. no? Cioè, la problematica ce l'abbiamo in giovanissimi. Queste ragazze che accettano di essere controllate, che pensano che il controllo sia una sorta di forma di amore, di interesse nei loro confronti, e subiscono le peggiori limitazioni alla propria libertà di pensiero, di personale, di frequentazioni, perché sono chiuse, relegate in casa, e guai addirittura geolocalizzate. Ci sono le app dove si geolocalizzano. Cioè, quindi tu decidi, cioè, allora che fai? Mi ami, ma quanto mi ami? Allora ti fai geolocalizzare?
Perché se non ti fai geolocalizzare vuol dire che non mi ami abbastanza. E allora lei cosa gli dice? Sì, certo. E quindi che cosa fa? Metti l'app e chi la controlla l'app? Lui. È come se aveste un braccialetto elettronico montato voi. E secondo alcune, purtroppo non poche, una su tre, questo è amore. Non patologia psichiatrica che dovrebbe farvi scappare a gambe levate non, appena questa persona comincia a finire la frase del vuoi farti geolocalizzare, dovesse già essere via. Ok? Proprio neanche finire. No! Per loro è mamma mia che bello! Vuol dire che mi ama. Quindi è evidente che qualcosa di profondamente sbagliato stiamo continuando a farlo, cari genitori presenti in sala. Ed è qualcosa che effettivamente preoccupa, perché se queste ragazze, ripeto, che oggi sono giovanissime donne, domani saranno madri, che tipo di messaggio passeranno col testimone generazionale alla prossima generazione? Che cos'altro permetteranno di fare ai loro figli? Cosa faranno a quel punto? Se inietteranno il GPS? Si inietteranno il chip come Elon Musk nella testa, così mi controlli anche i pensieri? Qual è il prossimo step? Qual è il prossimo paletto che riusciremo a mettere? Com'è possibile che intere generazioni non riescano a difendersi da questo tipo di pressione e siano convinti che il controllo è amore? Ma che cavolo di genitori avete avuto? Com'è possibile che non vi abbiano insegnato a riconoscere questo tipo di vessazione, questo abuso? Possibile che abbiamo fallito in maniera così clamorosa? Ci sarebbero tra l'altro altri punti da toccare riguardo a questo profilo, partendo poi anche dai suoi libri che sono stati di spunto per il Sor Optimist Club questa sera, proprio per parlare del profilo appunto del maltrattante e le situazioni che vengono create. Ad esempio, lei parla di paletto dinamico, è una cosa particolare. Io vorrei fare una domanda a quelli in sala. Quanti di voi conoscono, non voglio che rispondiate, cioè rispondete a voi stessi, mi basta. Quanti di voi conoscono qualcuno che effettivamente maltratta la propria compagna? Prima domanda. Quanti di voi che conoscono qualcuno che maltratta la propria compagna, fidanzata, bla bla bla, moglie, ha preso una posizione netta contro questa persona maltrattante? La risposta è tutta qua. La violenza all'interno della coppia è considerata normale. Ancora oggi siamo a tra moglie e marito non mettere il dito. Ok? L'anno scorso un importante prefetto insomma, del nostro governo ha dovuto fare un'intervista su un'importante testata nazionale invitando gli operatori che presidiano il territorio, quindi quelli che lavorano sulle volanti e quant'altro, a non fare da paceri nelle liti in famiglia, a segnalare questo tipo di eventi in maniera più ampia, più dettagliata, a considerarli per quello che sono, non liti in famiglia, ma maltrattamenti in famiglia, che è un mondo diverso completamente. Perché ancora questo è lo stereotipo di genere, non conosce alcun tipo di limitazione, ce l'hanno in testa giudici, magistrati vari, PM, avvocati, operatori di polizia, politici, tutti noi, medici, psicologi, psichiatri, è dovunque, ovunque. Non è qualcosa che si limita o si sconfigge con un alto livello socioculturale raggiunto, perché sta roba ci entra nella mente, ci forma, ci forgia, ci marchia in un'epoca molto, molto più precoce, quando ancora gli strumenti che abbiamo oggi, magari nella propria storia evolutiva, non, neanche lontanamente li possedevamo. Lo stereotipo di genere si forma entro i primi 4 anni di vita di una persona. Vuol dire, stereotipo di genere vuol dire l'aspettativa che ho su di me e sugli altri a seconda del sesso di nascita. Quindi una serie di ruoli, diciamo, di impostazioni, di aspettative che sono in qualche modo collegate al sesso di nascita, maschio o femmina. Il primo vero bivio che abbiamo nella vita ce l'abbiamo uscendo dal grembo materno. A seconda che nasciamo maschi o femmine, lì c'è un primo bivio esistenziale, spaventoso, che dal punto di vista socioculturale nessuno di noi riesce neanche ancora a cogliere nella sua interezza. Arriva poi il mondo del gioco, del giocattolo. Guardate che giocare è una delle cose più importanti che facciamo nella vita. Non so se ce l'avete ben chiaro, ma giocare vuol dire sperimentare interessi, passioni, vuol dire a volte addirittura iniziare quella che sarà una traiettoria che ci accompagnerà per tutta la vita. Quindi giocare vuol dire sperimentare,
Vuol dire crescere, vuol dire potenziare la nostra mente. Più stimoli abbiamo in quella fase e tante più opportunità saremo in grado di vedere. In un'epoca come la nostra, in cui ancora oggi basta entrare in un negozio di giocattoli, vi rendete conto di quanto il patriarcato sia ancora imperante. Vi invito a farlo, fatelo come esperimento sociale. Guardate che differenza c'è tra i giochi rivolti ai maschietti e i giochi rivolti alle femminucce. E poi ditemi se ancora oggi non stiamo tutti partecipando collettivamente a una sorta di, come dire, condizionamento spaventoso che chiaramente pagano in primis proprio le ragazze. Ancora oggi, ancora oggi. Quante di voi sono convinte che se non sono abbastanza belle, se non sono abbastanza notabili, non esistono? Quell'angoscia profonda che ti attinge tutte le volte in cui ti senti in qualche modo non all'altezza della situazione, non abbastanza carina. Perché? Carina per chi? Per te o per i maschi a cui dovresti in qualche modo, di cui dovresti destare l'attenzione? Carina per chi? Carina quanto? Per chi? C'è gente che si devasta a livello chirurgico, in maniera grottesca, deturpandosi per inseguire un ideale di bellezza che è chi? Chi? In quale occhio quell'ideale dobbiamo rispecchiarlo? Ve lo siete mai chiesto perché è così importante, ad esempio, per le femmine essere belle? Perché i maschi non si possono truccare? Perché? È mica vietato per legge. Eppure se arrivasse qua un maschio truccato, probabilmente la maggior parte di voi lo guarderebbe con estrema diffidenza. No? Sapete chi ha inventato i tacchi alti? Mi verrebbe una battuta politica, ma non. Ok. No, molto prima. Molto prima, non ha inventato niente Berlusconi. Re Sole! Il Re Sole! Le donne non usavano i tacchi alti come lui. Il primo che ha introdotto i tacchi alti è stato proprio lui. All'epoca gli uomini si truccavano, mettevano le parrucche. È tutto estremamente legato a quello che è il dato socioculturale dell'epoca. Quello che oggi noi consideriamo normale, in realtà normale non lo è affatto. Quelli che consideriamo fuori dallo standard, è semplicemente la maggior parte delle volte sono persone più creative con una visione diversa. Ma noi non siamo in grado di accoglierle, figuriamoci se una donna comincia a fare discorsi completamente fuori dallo stereotipo di genere, comincia a dirti: guarda, tu creatura di sesso femminile, che puoi anche essere pienamente te stessa, pienamente realizzata, pienamente in qualche modo piena di te, anche senza essere al servizio di qualcuno, figli, madri, mariti, mogli, quello che ti pare. Guardate che non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo stare su quel tipo di binario. Ok? C'è ancora gente che purtroppo su quel binario ci sta, ci vive, se l'è pure arredato. Ma possiamo non farlo anche noi, sappiatelo, ce l'avete quest'altra possibilità. Contemplatela, gustatevela, coltivatevela. Perché entrare in una relazione che non vi assomiglia, che non vi appartiene, che non vi nutre, che vi vessa, che vi fa sentire inutili, che vi fa sentire assolutamente, come dire, inadeguate, profondamente sbagliate. Insomma, non è l'unica strada che avete nella vita, eh? Non dovete accontentarvi. Non è l'unico modo per stare al mondo in quanto donne e avere un uomo a fianco. Vi posso assicurare che avete un sacco di altre chance. Dovete solo imparare a coglierle. Mia nonna diceva, sai, nella vita di treni ne passano quanti ne vuoi. Non è vero che ne passa uno solo, queste sono robe tragicomiche. I treni passano in continuazione. Il vero problema non è tanto che passino treni, ma di renderti conto di essere arrivata alla stazione. Cioè, la stazione, devi capire che ci sei in stazione, altrimenti i treni non li vedi. Io vi auguro di capire finalmente un bel giorno di essere alla stazione e di scegliere il treno su cui volete salire con la massima libertà di pensiero. Questa sera ci sono anche le forze dell'ordine che sono sempre presenti anche e ringrazio per questo. E volevo che tu ci parlassi di Erika o Erika Patti Erika e le 10 denunce non ascoltate. è Questo una no, delle storie questo dalle non favole da Incubo. contro, lo dico guardandovi, non contro l'arma dei carabinieri. Perché io credo che poi si siano fatti anche tantissimi passi. È un caso del 2012, 2012, esatto. 2012 la parte finale, Quindi no, gli non è anni per prima. essere contro, ma anche perché l'aspetto della denuncia,
con questo profilo di donna sottomessa, diciamo, con Erika Patti questo, era ecco. la donna, per un certo periodo della sua vita, era la perfetta moglie, vista dalla prospettiva patriarcale, docile, sottomessa, totalmente passiva nei confronti del marito, soggetto allucinante che lavorava sì e no, totalmente inaffidabile. Lei provvedeva alla famiglia anche a livello economico, si era fatta carico di tutti, ma marito e figli. E rimaneva lì in questa situazione certamente non particolarmente edificante per lei, molto faticosa. Un bel giorno si rende conto che quella situazione non è più accettabile e decide di separarsi. Ha due figli piccoli e quest'uomo non ne vuole sapere della decisione della moglie di lasciarlo, nonostante chiaramente non avesse nessun motivo questa donna di rimanere con lui. Lei era molto più attiva, molto più intelligente, molto più bella, molto più, diciamo, in qualche modo, anche molto più desiderosa di costruirsi una vita qualitativa, insomma, no? Quindi quest'uomo era semplicemente un ostacolo, era totalmente incapace di fare il marito, di fare il padre, veramente un soggetto senza né arte né parte. Lei decide finalmente di andare oltre tutta una serie di situazioni, anche di resistenze familiari, e di separarsi. A quel punto cominciano una sequela di violenze, aggressioni, persecuzioni, in un'epoca in cui ancora, insomma, certe tipologie di reati ancora non erano proprio così ben inquadrate. E cominciano una serie di minacce da parte di quest'uomo che la vessa in ogni modo possibile e immaginabile, sul lavoro, in famiglia, con gli amici, gliene fa di tutti i colori, e comincia a minacciare di uccidere i figli, di bruciare i figli. Quindi la minaccia, diciamo, tipica che lui muoveva a Erika per convincerla a rientrare in casa e a tornare con lui, era quello che se non, chiaramente, se non avesse accettato questo tipo di condizione, lui avrebbe ucciso i bambini. Lei fa una serie di denunce, alla fine se ne conteranno 10, dove descrive per filo e per segno tutto quello che sta subendo lei e quello che stanno subendo i bambini, le continue minacce, tutta una serie di affermazioni, di atti persecutori veri e propri, insomma, una situazione veramente, clamorosamente grave. Un bel giorno, dopo l'ennesima denuncia che lei fa, va dai carabinieri perché? Perché lui, Iacovone, non vuole restituire i bambini. E gli dice: tu i tuoi figli li rivedrai solo da morti, fondamentalmente, perché io li brucerò. Lei, spaventatissima, neanche la prima volta per carità, ma particolarmente terrorizzata, capisce che lui stavolta è anche più, diciamo, anche più fuori controllo del solito e va dai carabinieri del paese. Erano i carabinieri. Il carabiniere, insomma, che l'accoglie, banalizza quanto lei riferisce, è tutto agli atti, quindi non sto dicendo niente che non sia documentato. E le riferisce questa frase: ma signora, ma sì, ma torni a casa, suo marito è tutto fumo, niente arrosto. La stessa sera a arrosto ci finiscono due bambini. Erika Patti da quel giorno chiaramente conduce una battaglia, spesso va in giro a raccontare la sua storia, insomma noi l'abbiamo raccontata nel libro Favole da Incubo perché il capitolo si chiama proprio Tutto fumo niente arrosto perché noi in quel libro abbiamo voluto anche raccontare non solo il ruolo dei carnefici ma anche tutti quelli che avrebbero potuto fare qualcosa, avrebbero dovuto fare qualcosa, famiglie, operatori di polizia, operatori sociali, giudici, chi più ne ha più ne metta. Nelle storie sono tutti protagonisti, purtroppo negativamente, perché tutta una serie di queste persone, evidentemente, complice lo stereotipo di genere che porta a sottovalutare quello che accade, perché in qualche modo un uomo che maltratta la propria donna è come se fondamentalmente fosse autorizzato a farlo, insomma, no? Tra moglie e marito questo è un po', no? Non mettere il dito, perché come dire, se un marito fa del male alla propria moglie, evidentemente ne ha in qualche modo la facoltà, cosa che purtroppo fino a qualche anno fa non era neanche lontano dall'essere vero, perché il diritto maritale è cambiato praticamente, l'ultima tranche è cambiata negli anni 80, fino a 75 nel diritto maritale vecchia, diciamo, vecchia accezione, un uomo poteva veramente fare quello che voleva della propria moglie, addirittura aveva il diritto di educarla, davvero, eh? Aveva il diritto di usarla dal punto di vista sessuale, cioè una donna sposata non poteva esimersi dal dare, diciamo, riscontro ai doveri coniugali. E doveri coniugali, ragazzi, erano quelli di tipo sessuale. Ok? Non è che stiamo riferendoci ad altro. Quindi 75, gente che adesso ha 50 anni, il prossimo anno. Parliamo di 50 anni fa, ok?
Quindi evidentemente qualcuno non è ancora riuscito a scrollarsi di dosso questo tipo di impostazione. Ovviamente questo tipo di condizione attualmente non è più percorribile, bene che lo sappiate, perché magari qualcuno ancora è rimasto, diciamo, legato al passato, no? E però Erika Patti, ripeto, ci è andata a chiedere aiuto. Ci è andata 10 volte, ha formalizzato denunce, ha raccontato episodi, ha circostanziato situazioni, ha fatto di tutto per salvare se stessa e i propri figli. E le è stato detto che il marito era tutto fumo e niente arrosto. Ora, io non lo so, oggi amo pensare che oggi Erika Patti troverebbe occasioni di ascolto più serio, più professionale, più adeguato. Però non ne sono ancora proprio così sicura, perché ancora oggi io sento tante storie simili a Erika Patti, con situazioni simili a Erika Patti, che forse non sono proprio così prese in considerazione così rapidamente, nonostante l'epoca del codice rosso e quant'altro. Le donne continuano a morire. Molte, mi direte, non denunciano. Corretto, purtroppo molte donne non denunciano e quindi quando muoiono chiaramente la vicenda non era nota in ambito giudiziario, d'accordo con voi. Perché non denunciano? Esatto, era un punto che Perché non volevamo toccare. denunciano? Perché non denunciano? Perché non si fidano della risposta che le forze di polizia e l'autorità giudiziaria evidentemente è in grado di fornire. Temono che addirittura la denuncia possa esacerbare ulteriormente la situazione e molte te lo dicono chiaro e tondo. Preferiscono non denunciare, cercano di fare in modo di allontanarsi attingendo alle risorse personali, familiari, amicali, senza denunciare, perché hanno paura che la denuncia possa esasperare ancora di più gli animi e di trovarsi scoperte e sguarnite in un momento in cui chiaramente l'altro è totalmente privo di controllo. Signori, 6 mesi fa è morta una donna. Con lui che era già sottoposto a misura cautelare di divieto di avvicinamento con la cavigliera, col braccialetto elettronico. Ha violato il braccialetto elettronico, ha fatto una serie di prove, ha visto che non arrivava nessuno. Alla quarta volta si è presentato a casa della moglie e l'ha ammazzata. Quindi è evidente che queste storie spaventano le vittime. È normale che sia così. Noi continuiamo a dire in tutte le lingue del mondo di denunciare perché la denuncia, al di là di quello che può sortire come effetto, è un momento in cui la vittima anche a se stessa dice basta. Quindi è importante anche simbolicamente in questa prospettiva. Però ancora oggi, purtroppo, ripeto, è importante che tutta la collettività faccia la sua parte, perché proteggere una vittima di violenza di questo tipo di condizioni non è che sia qualcosa di molto semplice. E non possiamo realisticamente immaginarci che ogni vittima abbia una guardia del corpo tra polizia e carabinieri, perché sappiamo bene che non ci sono né gli uomini né le risorse sui territori in nessuna parte d'Italia. Poi è chiaro, magari nelle grandi città le questure, i commissariati, le stazioni, i comandi hanno magari personale che ha avuto modo e occasione magari di formarsi un po' di più rispetto a certe tematiche. Questo è possibile ancora sicuramente. Però indubbiamente oggi ancora non abbiamo la risposta dal territorio che ci auguriamo, perché le storie delle donne le conosciamo, il 1522 chiamano molto spesso e molto spesso proprio il 1522 segnalano di aver già tentato la strada della denuncia, di non essere riusciti a sporgerle perché qualcuno gli ha detto che era meglio se non amava la casa. Quindi non, evidentemente ancora ce l'abbiamo qualche problema molto serio sul punto. Ecco perché io tutte le volte che parliamo di violenza sulle donne consiglio vivamente di rivolgersi intanto ai centri antiviolenza presenti sul territorio, ma se non altro per avere un'idea precisa di quali strumenti possono essere attivati, di come muoversi in maniera più efficace. Come costruire una denuncia querela che possa essere circostanziata in maniera tale da agevolare anche l'opera della procura, perché la procura deve verificare, non, cioè, per carità, la parola della persona offesa è prova, però è una prova che deve essere comunque corredata da una serie di eventi, quindi fare bene la denuncia, circostanziarla per bene, allegare tutta una serie di riprove, referti, audio, minacce, messaggi, cioè costruire una denuncia che sia effettivamente probatoria. Può agevolare enormemente, quindi magari andare a farla direttamente alla stazione potrebbe non essere sempre così la scelta migliore, meglio consultarsi magari con un avvocato, con un centro antiviolenza che può seguire a titolo gratuito chiaramente la vittima. Quindi ci sono delle strategie che possono agevolare questo aspetto, però indubbiamente, ripeto, ancora oggi il principale nemico da abbattere è qua dentro. E qua dentro lo stereotipo di genere ce l'abbiamo tutte, anche moltissime delle donne che sono giunte finalmente alla denuncia, per
per anni hanno continuato a pensare che prima o poi il loro amore avrebbe cambiato il maltrattante. Alcune, scelleratamente, hanno addirittura deciso di farci un figlio col maltrattante pensando che un figlio l'avrebbe migliorato, che è l'apoteosi dell'imbecillità. Se qualcuno di voi ha questo genere di idea in testa, pensando, ma magari facciamo un figlio così ripariamo la coppia, sappiate che quella è la decisione peggiore che un essere umano possa prendere nell'arco della sua vita. Se una relazione non funziona, certamente un figlio non la può migliorare. Levatevelo dalla testa e condannate una creatura a vivere veramente una vita fortemente traumatica che purtroppo poi comprometterà anche la sua di traiettoria di vita. Quindi mi raccomando, questo tipo di scelta scellerata non fatela. Ma indubbiamente, ripeto, molte donne sono ancora oggi portate a pensare che una quota parte di violenza, di sopruso, di sopraffazione nella coppia sia normale. Voi non avete idea di quante donne dobbiamo in qualche modo informare che quello che subiscono è violenza, perché dal loro punto di vista essere sempre umiliate, ingiuriate, trattate come pezze da piedi, umiliate davanti a terzi, sia normale. Tutto sommato è normale. Quindi glielo dobbiamo spiegare che sta roba non è normale proprio per niente. Quindi immaginatevi ancora a che punto siamo. Tu hai parlato proprio dei bambini e dei figli, no? In questi giorni c'è il processo, contro chi ha ucciso Giulia Tramontano, il suo compagno. Ci parli della violenza in gravidanza? Perché abbiamo visto già Allora, dei casi di femminicidi di donne incinta. se una donna subisce violenza in gravidanza, questo tipo di violenza in gravidanza è uno degli indicatori più affidabili di una possibile escalation omicidiaria, cioè moltissime delle donne, circa l'80% delle donne che sono morte in Italia negli ultimi 15 anni, per mano del proprio compagno, marito, ex compagno, aveva subito violenza durante, e che erano chiaramente madri, aveva subito violenza in gravidanza da parte di questi uomini. Quindi la violenza subita in gravidanza purtroppo è uno degli indicatori più affidabili della possibilità che quella donna possa cadere vittima in maniera, diciamo, letale proprio dello stesso uomo. Quindi la violenza in gravidanza è uno dei parametri da attenzionare con maggiore, diciamo, enfasi. Perché purtroppo se si arriva a far male a una donna mentre è chiaramente in gravidanza, evidentemente la propensione alla violenza da parte di questo soggetto è estremamente radicata ed è estremamente difficile da controllare. Quindi se capita di ricevere spintoni, schiaffi, calci, pugni, botte in testa, in particolare durante la gravidanza, sappiate che se rimanete in quella relazione ci sono, diciamo, 300 volte in più la probabilità di morire per mano di questa persona rispetto a una donna che subisce violenza non in gravidanza. Quindi è praticamente una sorta di preavviso di condanna a morte. Giulia Tramontano è un caso per certi versi più unico che raro, per fortuna, perché questo soggetto in Pagnatiello, oltre ad essere un narcisista maligno gravissimo, lui aveva progettato inizialmente di fare in modo che lei abortisse. Perché l'obiettivo iniziale era l'eliminazione del piccolo Tiago, perché lui non aveva nessuna intenzione di accollarsi un secondo figlio, anche se si era mostrato entusiasta all'idea di diventare nuovamente padre. In realtà lui non aveva nessuna intenzione di mantenere un altro figlio, comunque contribuire a mantenere un altro figlio, e soprattutto non aveva nessuna intenzione di consolidare la relazione con Giulia. Giulia, se non fosse stata incinta, probabilmente avrebbe terminato la storia con lui in maniera drammatica, scoprendo il tradimento, ma sicuramente da quella casa probabilmente sarebbe uscita con le sue gambe. Il problema non era Giulia o le problematiche di Giulia, il problema era Tiago, ossia il bambino che Giulia portava in grembo che lui non voleva assolutamente che venisse al mondo. Quindi la situazione di Impagnatiello è particolarmente complessa perché qui parliamo veramente di un narcisista maligno dei peggiori mai visti negli ultimi 50 anni, diciamo. Forse uno comparabile potrebbe essere il caso Brigida, non so se ve lo ricordate, insomma, quello che moltissimi anni fa uccise i tre suoi figli per vendicarsi della moglie che secondo lui l'aveva tradito o quantomeno l'aveva lasciato. Quindi insomma un soggetto veramente, aveva preso in giro per mesi gli inquirenti raccontando che i figli erano ancora vivi, che erano altrove all'estero, insomma una situazione veramente pazzesca, un manipolatore tremendo. E Impagnatiello diciamo non è da meno, però il caso di Impagnatiello è sicuramente un elemento
che ci fa riflettere, però guardate che la violenza in gravidanza è notoriamente uno degli indicatori più affidabili che la situazione sta per esplodere. Quindi, ed è anche uno degli indicatori che dal punto di vista criminologico, per esempio, consideriamo maggiormente, diciamo, importanti quando valutiamo il rischio di escalation nel caso di, diciamo, di applicazione del codice rosso, quando ci capita di fare valutazioni sulla possibilità, ad esempio, che il soggetto possa effettivamente arrivare a inasprire il tipo di violenza nei confronti della vittima anche una volta terminata la relazione. Uno dei parametri che andiamo a approfondire è se chiaramente c'è stata una gravidanza, ci sono stati dei figli, se effettivamente questa donna ha subito anche aggressioni durante quella fase. L'aggressione durante quel particolare periodo è uno, ripeto, uno dei tratti in assoluto più affidabili di una personalità profondamente malevola, di matrice narcisista, fortemente disregolata, e se riesce a fare del male a una donna in gravidanza, evidentemente la possibilità di ucciderla è ampiamente ormai da mettere in conto. E secondo te i bambini che vivono queste situazioni familiari mentono? Quando non sono ascoltati No, dalle i maestre? bambini non mentono, i bambini raccontano a modo loro, raccontano in maniera anche abbastanza complessa, a volte non in maniera lineare. Sono bambini che sono fortemente turbati, sono bambini che raccontano attraverso i loro comportamenti, attraverso un gioco stereotipato da cui scompare la gioia, scompare in qualche modo la serenità. Sono giochi dove vengono ripetute le condotte che vengono osservate per cercare di padroneggiare il trauma, quindi sono giochi violenti, sono giochi di prevaricazione. Sono bambini che disegnano senza colori, sono disegni cupi, scuri, sono disegni dove ci sono occhi, denti, perché questa dimensione di angoscia persecutoria compare. Sono bambini che raccontano col linguaggio che chiaramente in quella fase possiedono. Sono bambini che troppo spesso non vengono ascoltati, però. Tu nel tuo libro Favole da incubo alla fine racconti la storia di Stefano, che è un nome inventato. Il nome sì, ma la storia no. La vuoi raccontare per chi non la Stefano è un conosce? bambino che, insomma, che purtroppo vive, come tanti altri bambini come lui, una situazione di violenza in famiglia. Una famiglia apparentemente di buon livello e con una mamma che sembra una mamma felice da mulino bianco, no? Con una sorellina più piccola, lui ha già 5 anni all'epoca, però invece quella famiglia, insomma, una volta chiusa la porta dietro di sé, una famiglia invece che è tutt'altro che una famiglia serena e felice, anche se all'esterno anche la mamma stessa contribuisce a dare questo tipo di idea. In realtà è una famiglia dove la mamma viene picchiata, viene umiliata, viene svilita in continuazione e spesso picchiata anche davanti ai bambini. Stefano in tutti i modi cerca di raccontarla questa storia, fa disegni in classe, chiede alla maestra dice alla maestra che a casa sua succedono delle cose brutte, che è preoccupato per la sua mamma, dice che il papà dice, insomma, minaccia la mamma in continuazione, insomma, lo racconta sto ragazzino, no? Lo dice, non se lo fila nessuno. Sostanzialmente tutti quanti a dire che era un bambino con tanta fantasia, che è un bambino che ha delle problematiche, si è pensato a di tutto, un disturbo dell'apprendimento, insomma, hanno cercato in tutti i modi evidentemente di non ascoltarlo, perché lui lo diceva chiaramente, lo raccontava in tutti i modi, finché un bel giorno, purtroppo la sua mamma è stata uccisa, davanti a lui e alla sorellina. È uccisa da questo padre, che però ha fornito una versione dei fatti a suo comodo, sostenendo che fosse stata la donna ad aggredirlo, che lui nella reazione avesse in qualche modo, così, quasi involontariamente ucciso la donna. In realtà non era andata così e Stefano aveva assistito a tutta la scena. Quindi è stato valutato per capire se era idoneo a rendere testimonianza, come succede in questi casi, che c'è un minore che deve rendere testimonianza, si fa una valutazione per capire se è idoneo o meno a rendere testimonianza. Se non che, chiaramente, la mente di Stefano si era spezzata dopo quell'evento, dopo quelle continue vessazioni, quei continui maltrattamenti a cui aveva assistito, quell'angoscia continua, persistente in cui era costretto a vivere, la sua mente dopo quell'evento si era spezzata e purtroppo aveva anche degli aspetti di tipo allucinatorio, delirante, quindi aveva veramente avuto diciamo, era precipitato nella psicosi infantile. Quindi è stato valutato non idoneo a rendere testimonianza. E questa è stata una cosa che l'ha devastato ancora di più, perché dal suo punto di vista il suo unico obiettivo era andare davanti al giudice, ce lo raccontò. Voleva andare davanti al giudice per raccontare quello che è successo alla mamma, che non era vero quello che aveva detto papà, perché papà poi gli aveva chiesto a loro di mentire, ai bambini. E lui lo voleva dire questa cosa, lo voleva raccontare, e non è stato possibile, non gli è stato permesso.
E questo ha decretato lo scivolamento definitivo nella condizione psicotica. Oggi è un giovane uomo, purtroppo, con problematiche psicotiche serissime, da cui non si è mai più ripreso. E l'abbiamo raccontata questa storia, diciamo, è la più uno, perché sono 10 storie di femminicidio più una. La più una è quella di Stefano, più uno, perché abbiamo ritenuto fondamentale raccontare che cosa poi subiscono i bambini, che cosa vedono quei bambini, che tracce rimangono nella mente di questi bambini e di quanto effettivamente questi bambini abbiano cercato in tutti i modi di raccontare quello che succedeva e nessuno li ha ascoltati. La storia di Stefano, in questo senso, forse è anche la più straziante del libro. Sì, decisamente, decisamente. Volevo cambiare il punto di vista della situazione. Siamo quasi in dirittura d'arrivo. Il punto di vista delle famiglie della vittima. Perché alcune volte ci sono casi molto particolari dove la famiglia cerca di parlare con la vittima non ascolta. Dei casi di questo tipo. È un argomento vasto, me ne È rendo un conto. argomento complesso. In realtà, Esatto. nell'esperienza, diciamo, più diffusa, le famiglie delle vittime non è che siano proprio così in prima linea a schierarsi a favore della vittima. Diciamo che molto spesso le vittime di maltrattamento in famiglia, anche madri chiaramente, non trovano così spesso come ci piacerebbe credere nella famiglia d'origine un supporto, una protezione, un rifugio sicuro. Anzi, diciamo che in molti casi, insomma, più della metà, il messaggio che viene dato dalla famiglia d'origine è: senti, ciccia, te lo sei preso, ci hai fatto dei figli, mo te lo tieni. È un problema tuo, te lo devi gestire te, qui non puoi tornare. Quindi è un problema molto serio. Io, insomma, l'ho visto collaborando da molti anni con Telefono Rosa e anche con altri centri antiviolenza, vi dico che, insomma, non... quando arriva la vittima accompagnata dalla madre o da una delle sorelle, abbiamo sempre un po' di perplessità, perché non sempre troviamo quel terreno fertile di supporto che ci piacerebbe tanto pensare ci sia. Oggi c'è una maggiore sensibilità, certamente, una maggiore apertura da parte delle famiglie, ma principalmente nei casi in cui ritengono che la propria figlia o il proprio figlio siano manipolati dal coniuge o dal partner. Allora a quel punto è più facile che la famiglia in qualche modo si attivi per dire: guarda, succede questa cosa, io penso che mio figlio, che non vuole più avere a che fare con noi, sia manipolato. Ma perché? Perché subentra il discorso che l'altro o l'altra interrompe i rapporti con la famiglia d'origine. Questa cosa viene letta chiaramente in maniera negativa, quindi è più facile che la famiglia d'origine si attivi. Ma quando la famiglia d'origine riceve diciamo, la richiesta di supporto, aiuto, rifugio, no, da parte di una donna principalmente che riceve maltrattamenti, vi assicuro che non è così diffusa la propensione a supportare le vittime come ci piacerebbe credere, purtroppo. È più quello che dicevi prima, È allontaniamo più e della serie, senti, sì. è un problema tuo, pensaci bene, perché comunque, insomma, uscire fuori dal perimetro della famiglia, insomma, lasciare l'uomo che hai sposato, con cui ti sei messo insieme, ci hai fatto dei figli, è qualcosa che la famiglia d'origine tipicamente non approva. Anche se ci sono situazioni abbastanza pericolose e maltrattanti. Considerate che molte delle famiglie d'origine che poi non approva questo tipo di scelte, quindi non supporta la vittima nella scelta di separarsi, tipicamente sono famiglie d'origine che hanno vissuto situazioni simili all'interno. E siccome la madre, la sorella, la zia ha tollerato, in qualche modo il messaggio che viene implicitamente rivolto alla vittima attuale è: senti, noi abbiamo sopportato, adesso tocca a te, perché questa è la realtà, questa è la condizione normale. Quindi c'è ancora un'assoluta tolleranza verso questo tipo di condizioni. E anche qui allora un A meno che non argomento. succeda qualcosa di eclatante, dove ci sono minacce di morte in maniera abbastanza importanti, oppure botte serie, quindi con rottura di arti, situazioni che lasciano segni in maniera piuttosto Palese. importante, allora a quel punto è più facile che magari ci sia una presa di posizione diversa. Però c'è ancora un'enorme tolleranza da parte delle famiglie, per esempio nei confronti dei tradimenti. Molte famiglie, magari arriva la donna che scopre che il marito la tradisce, vedi caso ad esempio Melania Rea, molte famiglie d'origine tendono a dirti: no, vabbè, dai, perdonalo, dagli un'altra chance, perché in fondo può succedere, no? Sai, l'uomo in fondo ha questo tipo di propensione, come se fosse normale uscire dal perimetro della famiglia e che questa cosa venga tollerata se è il marito, il compagno a fare questo, no? Certo, sì. Quando in realtà è già un segnale, a mio modo di vedere, poi ognuno chiaramente fa le proprie valutazioni, che c'è qualcosa di fortemente
anomalo e aggressivo, perché tradire è anche comunque un'aggressione alla relazione, un'aggressione alla coppia, non è soltanto un momento di svago, è un differenziarsi, un allontanarsi, è un aggredire comunque la solidità della coppia. Quell'aggressività da qualche altra parte potrebbe anche sfociare. Assolutamente sì. Io ho un'ultima domanda, ti voglio chiedere soprattutto una risposta per le ragazze e i ragazzi giovani. Quali sono secondo te, o se esistono, delle molestie sessuali trascurabili? Cioè, hai Non capito a cosa mi esistono molestie riferisco? sessuali trascurabili. Chiunque si rivolge a voi sessualizzandovi, vostro malgrado, senza minimamente incontrare la vostra attenzione, il vostro gradimento, in qualche modo il vostro consenso, anche nelle forme più banali del catcalling, per intenderci, è molestia. È qualcuno che sta in qualche modo cercando di mettervi in una condizione di subalternità, anteponendo il proprio desiderio sessuale, pensando che in quanto donne voi dobbiate essere gratificate dall'idea di essere considerate sessualmente appetibili per Ci qualcuno, fai un che è qualcosa, esempio? ma è cioè quello che, che ne so, il muratore che come si chiamano, dai ponteggi ti dice: ah, bella, chissà che te farei, insomma, no? Ecco, quella è una molestia, perché questo signore evidentemente non ha capito, purtroppo evidentemente non ha abbastanza capacità intellettiva, c'è cioè materia grigia qua dentro, per comprendere che non c'è nulla di favorevole o di gratificante nel sentirsi in qualche modo, nel sentirsi dire che cosa farebbe col vostro culo se ne avesse l'opportunità. Segno. Ok? Quindi quella non è una gratificazione, non dovete sentirvi gratificate. C'è anche qualcuno, qualche attrice famosa che disse: no, è una forma di gratificazione perché riconosce la nostra femminilità. No, non riconosce la nostra femminilità, non la gratifica, anzi, ci ri riporta a un ruolo di oggetti per trastullarsi. Quindi è qualcosa di assolutamente intollerabile in ogni sua forma, in ogni sua gradazione, in ogni sua sfumatura, in ogni posto del mondo. Riconoscetele come tali. Questi sono paletti che non possono essere superati. Ok? Quindi bisognerebbe cominciare a rispondere a questi signori in maniera sarcastica, ma in maniera netta, facendo comprendere che non siamo lì, non siamo più disponibili ad abbozzare, non ce ne frega niente di quello che farebbero col nostro culo e comunque mai avranno la possibilità di farlo. Quindi è bene che smettano di riferircelo. Va bene. Abbiamo il momento dedicato al pubblico, Al pubblico, corretto? gli avrete della facoltà di non domandare? No, in realtà era di non rispondere però vabbè, va bene. Se ci sono domande possiamo passare con il microfono tra il pubblico per Sì, 5 chiedere. euro a domanda, ok? Tra l'altro volevo Papà, dire raccogliamo un po' di che fondi per il club. mentre si Ah, ecco. organizzano con i microfoni, che è presente in sala anche una rappresentanza del Coraggio di Frida, che è il Bene. centro antiviolenza per tutta la nostra E magari provincia. se vi alzate così vi fa Facciamo sì. vedere, sì, se sono. Così vi riconoscono. Coraggio di Frida Ecco, si alza. ecco. Quindi se avete bisogno di consigli, di idee, di capire come muovervi, sono qui. Sono loro, sì. Grazie per essere qui questa sera. Intanto abbiamo già delle domande, ci sono delle mani che si alzano. Prego, Grazie, rompo il ecco. ghiaccio. Una cosa che non è stata tanto, sono stata solo sfiorata, mi sembra stasera. Grazie per tutte le sue parole illuminanti e Quante quant'altro. parolacce glielo dica? Anche le parolacce hanno Aspetta. loro perché. Sette, sette. Solo, Sì, solo. solo Sto sette, migliorando vabbè. in maniera quasi incredibile. Domanda: la violenza tante volte è riconoscibile se è agita in modo violento. Una delle violenze più subdole, secondo me più pericolose, è quella che come un tarlo si insinua nelle menti delle donne, che hanno, soprattutto le ragazzine, tante volte, la sindrome della croce rossina. Ma ce l'hanno anche le non Anche ragazzine, le non anche le ragazzine diversamente che giovani. Sì. protraggono questo brutto vizio. Ecco, come si Certo. combatte la sindrome della croce rossina, che è quella che ti fa pensare: il mio amore sarà in grado di guarirti senza di Può, ma me. quello è La la Giulia croce Cecchettin è rossina è stata la la collega, la vittima. croce rossina è la collega della Ecco. badante interiore, no? Quella che abbiamo detto prima, lavorano insieme, sono di solito Come si fa coppia. sulle ragazze giovani a togliere questa idea Come si fa? balzana? Bisogna educarle dall'inizio a pensare che il loro amore non può salvare nessuno, non deve salvare nessuno, non deve servire per salvare nessuno. Che l'amore non ha bisogno di essere salvato da nessuno. Se è amore vero, non c'è bisogno di salvare nessuno. Se dobbiamo, per sentirci in grado di amare, cioè degne di essere amate, o in qualche modo dimostrare il nostro amore
soffrendo e scegliendoci sempre della gente fallata, perché altrimenti non riusciamo a sentirci adeguate senza sacrificare la nostra vita, è perché abbiamo un problema psichiatrico che si chiama disturbo dipendente di personalità, che con l'amore non ha niente a che vedere, perché l'amore non ha bisogno di essere salvato. Se io ho bisogno di salvare qualcuno per sentirmi adeguato, per sentirmi bravo, per sentirmi in qualche modo socialmente accettabile, e quindi tanto più quell'altro è fallato e ne conviene tutti i colori, tanto più io mi aggrappo perché solo il mio amore ti salverà, vuol dire che il problema ce l'avete voi, ma serio, c'è un problema serio, ok? Perché una persona sana da quel tipo di relazione si allontana alla velocità della luce, ok? Se vi hanno insegnato che dovete essere buone, e per essere buone dovete dimostrarlo come? Prendendo sberla a destra manca e continuando a restare lì perché il vostro amore è più importante, il vostro amore alla fine trionferà. Vi hanno detto un sacco di cazzate. È bene che ne prendiate atto, ok? Non c'è bisogno di salvare nessuno. Nessuno vi ha chiesto di salvare qualcun altro e non è un compito vostro. Quindi se il vostro modo di amare passa attraverso vedi, stai tanto male, così io potrò, soltanto il mio amore ti salverà, sappiate che avete un problema, dovete chiedere aiuto voi prima di pensare di entrare in relazione con qualcun altro, perché sicuramente le vostre saranno tutte relazioni irrimediabilmente sbagliate, ma sbagliate perché al centro non l'avete messo voi. Il momento in cui tu ami te stesso in maniera sana e adeguata, sarà più facile che tu possa costruire relazioni sane, perché? Perché avrai un perimetro di rispetto verso di te, che non ti permetterà di cadere in questo tipo di trappola del "il mio amore ti salverà". La crocerossina purtroppo è una sorta di mutazione, ai noi molto molto diciamo diffusa, di un modello educativo che ci vuole brave, buone, disponibili e sempre tolleranti, a prescindere dai calci in bocca che prendiamo. Guardate che anche Gesù Cristo, che era uno molto generoso e molto disponibile, "de guance ne ha detto due, sporgi l'altra guancia, non continua a porgerle". Ok? Porgi l'altra guancia, sono due. Dopo la seconda guancia sono finite le guance. Ok? Quindi cerchiamo di metterci in testa che non è che più ci prendono una calcia in faccia e tanto più dobbiamo dimostrare di essere lì e continuare a prendere calci, perché alla fine il nostro amore lo salverà. Perché non ha nessuna intenzione di essere salvato un soggetto del genere. Certamente non da voi. Anzi, quelle che è meglio che comincino seriamente a pensare di volersi salvare sono proprio quelle che partono da questo presupposto. Non c'è, ripeto, nell'amore sano non c'è bisogno di salvare nessuno. Non c'è bisogno di salvare nessuno. Un conto è andare in una situazione, ti innamori, c'è una storia sana, l'altro può avere un problema, l'altra può avere un problema, e chiaramente in quella fase giustamente gli stai accanto e fai quello che devi fare. Ci mancherebbe, quello è un discorso diverso. Non sto dicendo che alla prima difficoltà date un calcio in culo a chi avete davanti, arrivederci, non sto dicendo questo. Sto dicendo però, attenzione, il vostro modo di scegliere chi in qualche modo investire dal punto di vista affettivo la dice molto lunga su di voi, perché alcuni di questi soggetti si vede dall'inizio che c'hanno qualcosa che non va e vi attraggono proprio per questo, e vi attraggono proprio perché c'è qualcosa che non va, perché altrimenti probabilmente dentro di voi vi siete convinte che quelli sani, belli, forti e autonomi non vi cagheranno mai, perché voi stesse evidentemente avete un'idea di voi estremamente disfunzionale. Quindi bisogna cercarne qualcuno che sta anche messo peggio di voi, in modo tale che il vostro amore sia così incondizionato e assolutamente assoluto che non potrà rifiutarvi quello fallato da una parte. Ecco, se avete questo tipo di impostazione, sappiate che tutta la vostra vita sarà un'enorme sequela di fallimenti, un'enorme sequela di episodi assolutamente angoscianti, un'enorme sequela di sofferenze. Perché dovete chiedere aiuto voi, se questo è il vostro modo di entrare in relazione, riconoscetelo il prima possibile, perché se un amore è sano, non c'è bisogno di salvare nessuno. C'è spazio per la vostra vita. C'è spazio per la vita dell'altro, c'è spazio per le vostre relazioni precedenti, c'è spazio per le vostre amicizie, c'è spazio per la vostra famiglia, c'è spazio per le vostre attività, c'è spazio per i vostri bisogni, c'è solo spazio per i vostri progetti, c'è spazio per tutti, se l'amore è sano. Se l'amore è patologico non c'è più spazio per niente, diventa tutto un "no, ma prima o poi lo capirà che io lo amo veramente, prima o poi lo capirà che io comunque non me ne vado". E prima o poi lo capirà che siete matte come un cavallo. Perché questo è, perché dall'altra parte più restate, più calci prendete, più rimanete, è un'autorizzazione implicita per rincarare la dose la volta successiva. Dall'altra parte, quella che rimane e subisce qualunque tipo di umiliazione,
subisce tradimenti, ne subisce tutti i colori. Dall'altra parte non è che viene letto, guarda, però questa mi ama davvero. No, guarda sta imbecille, quanto gliene posso combinare, sta ancora qua. La vostra fragilità dall'altra parte viene letta come debolezza e la vostra disponibilità viene letta come indicazione di inferiorità. Tanto più sarete disponibili, tanto più verrete svalutati. Lo capite che è veramente una corsa distruttiva? Finitela di salvare la gente, nessuno ve l'ha chiesto. Ripeto, nessuno ve l'ha chiesto. Se volete salvare la gente, vi laureate in medicina, in psicologia, in psichiatria, andate a fare quello che volete, ma diventa un lavoro, una professione, non uno stile di vita. Mi raccomando, quindi finitela con questa storia della Croce Rossina, badante o come volete chiamarla. Sto criceto interiore che vi porta a, in qualche modo, vi rosicchia in continuazione la mente, portandovi a credere che se non vi sacrificate, se non state un po' male, se non fa male, non è amore. Guardate che, ragazzi, è pericolosa sta roba, Veramente pericolosa. Abbiamo altre domande questa sera? Abbiamo altre domande di qualcuno? Mano? Mettetevelo okay. In testa, se l'amore è sano, non c'è bisogno di salvare nessuno. Un conto è affrontare insieme le difficoltà, un conto è dover salvare qualcun altro. Nessuno ve l'ha chiesto. Ciao. Allora, una domanda. Ok, ci sono. Sappiamo più o meno come si può fare se si è amici di una vittima, ma come si può fare se si è amici di colui che è... Ma il maltrattante, grazie, il maltrattante. Beh, interrompere l'amicizia. Non c'è molto altro da fare. L'unico modo per manifestare a un maltrattante che quello che fa è sbagliato è fargli sentire una pressione socioculturale, valoriale, chiaramente contraria. Quindi, siccome difficilmente ci puoi ragionare su un piano cognitivo, su un piano verbale, non credo che ci sia molto spazio per altre decisioni se non quella di interrompere la relazione con questo soggetto. Grazie mille. Prego. Abbiamo tempo ancora per una domanda? Riusciamo a... Sì? Sì, se c'è prego. Qualcuno che vuole... Sì, sì. Ok, prego. Prego. Va? Ok. Prego, vai. Prego, vai. No. Va? Sì. No, allora... Ti sento, tranquillo, dai. Traduciamo noi poi per chi ci segue da casa, ripetiamo la domanda noi, vai pure. La sottotitoliamo, dai. Sì. Ma e se si proponesse un esempio però al contrario, cioè nel senso, forse non è una serata adatta però, avendolo non dico vissuto, ma ossia che è la... Sì, guarda, quello che io vi ho detto stasera... Scusa Roberto, lo ripeto per chi ci segue da casa, la domanda è il contrario di quello detto prima. Cosa succede se è il ragazzo a essere maltrattato? Esatto, sì. Guarda, quello che ti ho detto stasera, cioè non è che ci sia un copyright di genere, io ho parlato di dinamiche, è chiaro che stasera il centro del tema è prevalentemente legato a quando essere maltrattata è una donna, ma in realtà le dinamiche sono sostanzialmente identiche, cioè... Purtroppo le problematiche legate al maltrattamento degli uomini oggi ci sono, gli atti persecutori nei confronti di uomini da parte di donne sono ormai una realtà anche a livello giudiziario, abbiamo tantissime denunce sempre più, sempre più diffuse, quindi la problematica c'è, e le stesse cose che abbiamo detto prima per quanto riguardava la violenza a parti inverse possono essere tranquillamente applicate. Ti dirò di più, per un uomo maltrattato... È ancora più difficile fare denuncia perché deve superare questo stereotipo di genere secondo il quale è impossibile che un uomo possa essere maltrattato da una donna. Cioè un uomo uomo non può essere maltrattato dalla sua donna. Quindi un uomo che viene maltrattato deve sconfiggere quella condizione profondamente angosciante perché lo fa sentire anche meno uomo, meno maschio, anche di fronte agli altri maschi. Quindi anche questo è uno stereotipo di genere profondamente pericoloso sotto questo profilo, perché chissà quanti uomini che effettivamente hanno subito situazioni magari di maltrattamento, non tanto fisico ma psicologico, vessazioni, umiliazioni, aggressioni all'autostima, tutta una serie di cose, in realtà non va a denunciare perché ha paura innanzitutto di non essere creduto, secondo punto poi raccontare a voce alta davanti a magari un operatore di polizia o a un magistrato questo tipo di avvenimenti lo mette anche in difficoltà, perché obiettivamente sente la pressione culturale che gli dice: oh, ma sei un uomo, non è possibile che a te succedano cose del genere, no? Quindi
Fino a qualche anno fa era difficilissimo avere denunce di uomini che subivano maltrattamenti. Ora qualcosina riusciamo effettivamente a vedere. Atti persecutori, denunce di atti persecutori con uomini, persone offese, sono sempre di più. Quindi non ti sto dicendo che purtroppo le squilibrate non ci siano anche dall'altra parte, assolutamente. Però effettivamente cosa fare? Beh, esattamente quello che ti ho detto prima, chiedere aiuto, chiedere consiglio, chiedere supporto e denunciare. Grazie. Abbiamo delle altre domande? C'è qualcuno che ha delle domande? Posso avere un po' di volume leggermente al microfono? Grazie. Se qualcuno ha delle domande? Vedo. Nessuna domanda? Ok, a questo punto allora... Allora possiamo... ragazzi, ci salutiamo. Ci salutiamo. Continuate l'applauso. Roberto Bruzzone.